In una mail assiste a Lucy Truth, Lois Gibson scrive: «Ora per me anche una sola di queste perizie è una completa conferma. Ne avrei potute realizzare molte di più, ma una sola di queste tre perizie è conclusiva, per cui ritengo che questo sia totalmente inconfutabile». Sister Lucy Truth ha richiesto la consulenza di Lois Gibson, una delle maggiori artisti forensi al mondo, che detiene il Guinness World Record dal 2017 per il maggior numero di identificazioni da parte di un artista forense. Secondo una notizia dell'ABC del 2012, ha aiutato la polizia di Houston a risolvere ben 1266 crimini con il suo lavoro forense. La signora Gibson ha fornito a Sister Lucy Truth tre distinte perizie, che da un punto di vista forense indicano in modo definitivo l'esistenza di due distinte Suor Lucia. In una corrispondenza privata scrive che nella sua opinione professionale anche una sola di queste perizie sarebbe sufficiente per la completa conferma dell'esistenza di due individui. Confronto della suora di Nostra Signora di Fatima. 1. Il setto nasale di A è più stretto di quello di B. Questo fa sì che le sopracciglia crescano in maniera più ravvicinata rispetto al centro lungo l'arco sopraccigliare in A rispetto a B. Due. Di conseguenza, anche gli occhi sono più ravvicinati in A rispetto a B. Tre. Il terzo inferiore del naso è più stretto in A rispetto al B. Le narici sono più rotonde in A, più visibili se viste frontalmente, e più ravvicinate in A che in B. Le narici di A sono di forma differente, più stretto di quello di B. 4. Il prolabio, la distanza tra la parte inferiore del naso e la parte più alta del labbro superiore, è maggiore in A che in B. Cinque. Le labbra di A sono più strette sul piano orizzontale di quelle di B. Il labbro superiore di A è più largo sul piano verticale del labbro superiore di B. Il labbro inferiore di A è più spesso sul piano verticale e sporge più in avanti oltre la rientranza orizzontale sotto le labbra rispetto a B. 6. È la messaggera di Nostra Signora di Fatima. B è un'impostora. Chi è costei? Mrs. Gibson ha fornito a Sister Lucy Truth tre distinte perizie di confronto che da un punto di vista forense indicano in modo conclusivo l'esistenza di due distinte Suor Lucia.
Non c'è mai una perfetta corrispondenza tra due foto anche dello stesso individuo, tuttavia è possibile sapere quando individui in foto diverse non sono la stessa persona. A causa delle varie strutture facciali completamente diverse dell'individuo A rispetto a B, è impossibile che questa sia la stessa donna. La fronte mostra delle strutture ossee sottostanti completamente diverse in B rispetto ad A. L'arco sopraccigliare di B si sporge in avanti molto più rispetto a quello di A. 2. I nati hanno una forma diversa in B, con una punta più grande, più rotonda e più inclinata verso il basso, che non può essere spiegata con la crescita della cartilagine. Il prolabio, cioè la distanza tra la sommità del naso e il bordo superiore del labbro superiore, è maggiore in A rispetto a B. 3. Le labbra di A sono più spesse e più strette sul piano orizzontale di B, con il labbro inferiore che sporge in avanti molto più in A rispetto a B. 4. Quando anche delle protesi dentarie fossero utilizzate, queste replicherebbero la dentatura preesistente e non causerebbero una differenza così drastica. 4. La rientranza del mento orizzontale, sotto il labbro inferiore, è maggiore sul piano verticale in A e rientra più in profondità sotto il labbro inferiore in A rispetto a B. 5. La protuberanza del mento di B è tale per cui questo si sporge in avanti in maniera drastica, molto più rispetto a quanto avviene in A. Non c'è chirurgia plastica che possa realizzare questo effetto, né sarebbe tanto mai offerto o desiderato dai pazienti stessi. 6. A è la messaggera di Nostra Signora di Fatima. 7. B è un impostore. 8. Lois Gibson, perizia di arte forense 3. Va notato che la scrittrice Lois Gibson ha ricostruito con successo volti di individui a partire soltanto dai crani di vittime di omicidio non identificati e ha scritto anche un libro su questo argomento, Elementi essenziali dell'arte forense, nel 2007. In questo confronto fotografico A e B sono mostrate ad un'età molto diverse. Anche considerando una tale differenza di età, l'illuminazione di contrasto mostra che il mento di B è molto più proteso in avanti e più largo sul piano facciale rispetto a quello di A. Il processo di invecchiamento farebbe restringere la mandibola a non ingrandirla. Detto più semplicemente, i menti di A e B hanno una forma drasticamente diversa. Questa drastica differenza nella mandibola non può essere spiegata se non col fatto che si tratta di due individui diversi. Pertanto, come dimostrato nella perizia, anche la notevole differenza di età tra i due individui dimostra che si tratta di due persone distinte.
Messaggio conclusivo del dottor Peter Koinowski, fondatore di Sister Lucy Truth. I video in questa serie mostrano il parere definitivo di Louis Gibson, una stimata artista forense, riguardo alla sostituzione di Suor Lucia di Fatima con un'impostora intorno al 1960. Quello che ci ha colpito quando abbiamo ricevuto la perizia è la certezza che ha caratterizzato il suo parere. La persona ritratta nelle foto di Suor Lucia dos Santos negli anni 50 non può essere la stessa persona apparsa per la prima volta con Paolo VI il 13 maggio 1967, nei successivi incontri dal 1982 in poi sino alla morte della presunta Suor Lucia nel 2005. Noi di Sister Lucy Truth spesso riceviamo domande dagli esperti che consultiamo sul perché queste prove così chiare, questo chiaro caso di sostituzione e impostura non sia stato indagato, reso pubblico in precedenza. Ma mentre i professionisti laici identificano chiaramente e vedono come quasi ovvie le nette differenze tra le due donne, cattolici ed esperti di Fatima o sedicenti tali si ostinano a negare l'evidenza. Noi di Sister Lucy Truth abbiamo individuato il problema e presentato tutte le prove possibili. Abbiamo accolto con stupore i risultati di tali perizie e il nostro stupore derivava dalla certezza che caratterizzava i pareri forniti. Abbiamo compreso quanto siamo stati ciechi di fronte alla realtà per tanto tempo, ma non intendiamo più esserlo e questo è solo l'inizio.